Oggi ricordiamo il fatto che Shockdom ha fatto anche cose buone. No, vabbè, così sembra brutto. No, comunque. In realtà mi dispiace che sia fallita, dai. Ciao a tutti, gente, benvenuti e bentornati sull'altro fumetto. Benvenuti in un video in cui ricordiamo la Shockdom, perché la Shockdom era già in crisi da un pochino, c'è stata tutta la questione di CEO che si è staccato, bla bla bla, adesso non stiamo a dibattere di come mai la Shockdom sia fondamentalmente fallita, però dal 13 giugno è ufficialmente fallita la Shockdom. Mi dispiace, in realtà quando muore una realtà editoriale mi dispiace molto, una realtà editoriale che ogni tanto ha fatto delle mosse un po' bah, però ha fatto veramente tante cose buone, ora fuori di battuta. Ci sono tante pubblicazioni fighe della Shockdom, secondo me. Io ve ne mostro 10, ma ce ne sono veramente molte. Anzi, fatemi sapere voi nei commenti cosa avete letto della Shockdom che vi è piaciuto molto, che comunque magari si riesce ancora a reperire. Non so delle cose che vi consiglio se è tutto reperibile, se no, qualcosa no, non so. Nel dubbio nei commenti vi lascio alcuni link per recuperare alcuni di questi volumi qualora ci fossero su Amazon, se no chiedeteli in fumetteria. L'amore non ha pietà, Marco Fontanili, storia di amore, di fine di un amore, che detto così sembra una cavolata, ma in realtà di ossessione. E guardate quanto sono fighi i disegni di Marco Fontanili, di storie di ossessione, storie di una persona che viene lasciata, appunto, quante volte ho detto si ossessiona, l'avete capito? Bello, bello, mi piacque molto, quando uscì lo recuperai praticamente subito e secondo me vale la pena di essere recuperato. Il treno di Dalì, ci feci anche un video, se non ricordo male, ve lo lascio nelle schede qualora lo trovassi, una storia onirica su questo Dalì, su questo viaggio, appunto, ero un investigatore, ho letto molti anni fa, abbiate pazienza, però mi colpì molto, soprattutto a livello grafico, era molto 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 bellino, guardate anche i vari stili, cioè nel senso mi piacque, un bel volume, secondo me è un bel cartonato, non spessissimo, ma 15 euro, secondo me ne vale la pena. Manga Vibe Extra, banana banana, che recuperare perché non avevo mai letto l'opera di Chiarette Bon, quindi l'ho recuperato con piacere, l'ho messo principalmente perché bisogna, secondo me ci sta a recuperare anche il progetto di Manga Vibe, è stato comunque, è durato diversi numeri e secondo me era un progetto anche interessante, che non interessava me personalmente, però so che a molte persone è piaciuto e poi ha fatto anche questi extra, qualche extra che appunto non sono durati moltissimo purtroppo, però era comunque un bel modo per recuperare manga made in Italy secondo me, quindi comunque ci stava, secondo me ci stava. Benvenuti a La La Land, mi triggera un po' il fatto che il primo fosse uno spillato e l'altro il secondo un brossurato, ma vabbè, non sto a far pignolo, se non ricordo male vado a memoria, se non ricordo male ci girai anche questo un video in spiaggia addirittura, se lo trovo ve lo lascio nei commenti, storia di un'estate molto calda, di una storia allucinogena di api che creano allucinazioni, tipo una cosa del genere, veramente una storia particolare, folle, mi piacque molto, soprattutto a livello grafico, questa storia di Lucio è veramente molto bella, soprattutto se non sbaglio nel secondo volume diventa veramente una follia, quindi secondo me è una roba editoriale figa da recuperare, appunto, perdonatemi se non mi ricordo tantissimo, ma sono veramente passati molti 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 anni, però appunto, secondo me bel progetto. V for Vangelo di Fabri Antonucci mi fece molto ridere, una roba blasfema, vi dico solo che in questo volume torna Gesù sulla terra, ma deve imparare a gestire il suo profilo social e quindi a rivedere un po' la sua immagine. Vi dico solo che in questo volume i quattro cavalieri dell'Apocalisse sono i quattro Teletubbies, quindi comunque è una roba veramente ironica, divertente. Ne uscì anche un seguito, Gesù la trilogia, tipo una cosa del genere, se non ricordo male. Ma appunto, anche questo l'ho letto tanto tempo fa, se non ricordo male mi piacque molto più di prima, quindi secondo me vale la pena recuperarlo, una bella lettura, a parte un bel brossurato, 10 euro, anche super economico, se vi capita prendetelo, è molto carino. Non vi nego di essermi tenuto un po' le bombette per il finale, ad esempio Marco Rincione Frenzy Like for Like,
storie veramente forti sul mondo dei social e su un mondo in cui non mi ricordo se erano più storie mischiate, ci sono anche delle parti scritte, sono andato un po' a memoria, perdonatemi. Storie in cui, se non ricordo male, un like equivale a un giorno di vita. Quindi se tu metti un like alla persona, una persona fondamentalmente gli stai donando un tuo giorno di vita. Storia molto forte, però non mi ricordo appunto se quella era solo una storia o tutto il mondo ambientato qui era così. Perdonatemi, la memoria un po' mi inganna, però mi ricordo che mi piacque tantissimo per adesso quanto fossero estreme le storie al suo interno e come fosse veramente forte un pugno allo stomaco, quindi questo raga assolutamente da recuperare. E come non citare forse il primo o il secondo video che feci su questo canale ben 7 anni fa, sono un ignorante, lo chiamai Mooned per tutto il tempo, ma ovviamente si pronuncia Mooned, di Lorenzo Palloni, questo simpatico mattoncino che racchiude tutta la saga di Mooned, saga molto figa perché fondamentalmente vediamo questo astronauta finire con la sua subire un incidente mentre è sulla propria astronave e finire su questa piccola luna. Il fatto è che lui è immobile, rimane immobile perché essendo la luna molto piccola sa che se per caso si muove sposterebbe l'orbita di questa luna e quindi il suo compagno che è ancora sull'astronave non riuscirebbe più a trovarlo. La cosa che però non sa è che il suo compagno è sull'altra faccia della Luna morto, quindi lui potrà aspettare in eterno. Veramente bello, toccante, io l'ho letto più di 7 anni fa, perché allora appunto è stato uno dei primi video sul canale, mi rifiuto di linkarvi quel video perché anzi mi umilio e lo faccio, vi linko quel video, guardate quanto faceva schifo, però mi ricordo ancora adesso il finale perché Palloni ci suggerì all'interno delle pagine una canzone da ascoltare mentre si leggeva il finale è struggente, bello, poi diventa una roba veramente di allucinazioni, comico, visionario a un certo punto, grottesco, ironico, a volte metanarrativo, cioè è stata una serie molto lunga che lui ha portato avanti su internet e poi tutta raccolta in questo bel volumotto. A me piacque tantissimo, straconsigliato. Dirt, dei Rincione tutti e due, no, Giulio Rincione. Allora, in realtà mi è piaciuto e non mi è piaciuto, devo essere onesto. I disegni non gli si può di niente. I disegni non gli si può di niente. Bellissima iniziativa. So che ho visto cosa dei profili social di Regione che sta continuando, non con Shockdom ovviamente, ma su lui sta lavorando alla continuazione perché questo è solo il primo volume. Storia di un cartone animato in un mondo in cui forse i cartoni sono illegali, perdonatemi, non mi ricordo proprio un granché di questo fumetto. Qualcosa non mi convinse più di tanto, intanto qualche spiegone, non mi colpì più di tanto, rivedremo il Rincione in un altro volume, chissà quale volume, ok? C'è da dire che secondo me Shockdom, oltre a Sio, che è un grande autore, secondo me un altro punto di forza erano tanto i Rincione, che forse cioè, sono veramente degli autori incredibili, secondo me, veramente. Giulio Rincione a livello grafico è una cosa fenomenale, cioè è un disegnatore incredibile, veramente incredibile. Ripeto, questo non mi colpì, lo recuperai forse a metà prezzo, a qualche parte. Bello, non ci vivrei, però va menzionato, secondo me è un progetto comunque interessante. E siamo quasi alla fine, non so neanche se questo volume è ancora disponibile, c'è ancora, però io me ne innamorai, passai un intero anno a darvi noia con questo volume, perché me ne innamorai tantissimo ed è Tumorama, che il titolo è un po' così, molti fecero storcere il naso questo titolo, in realtà non è che parli di tumori, parla di personaggi assurdi, questo personaggio Tumor Boy che è veramente assurdo, è un personaggio deforme, del suo amico Rubens che è una specie di papero antropomorfo, di cui viene fatto anche un seguito per il progetto Stigma, si chiama proprio Rubens, che è proprio il seguito di questo volume. Molto bello, molto intenso, comincia come strisce comiche di questi due che fondamentalmente passano giornate a casa a cercare di passare le giornate e drogarsi, questo è un po' il senso, ma dopo diventa molto intenso. Mi ricordo che all'interno, tra l'altro, c'è un racconto che si chiama La storia di pizza, bellissimo, bellissimo, super toccante. Anzi, guardate, dato che ho tirato fuori questo volume, mi sa che oggi me lo rileggo, mi rileggo solo il volume di Il racconto di pizza perché veramente è super toccante, super intenso, una storia molto bella, è veramente un bell'universo che si espanse con Rubens, che è super toccante, super forte,
dovrebbe andare ancora avanti, so che sta scrivendo qualcos'altro, Cammello, e a me piace tantissimo, anzi spero che questo Tumorama esca per qualche altra realtà editoriale, appunto perché non so se è più disponibile, ma è un peccato perché è veramente una chicca. E Dulcis in fundo, forse la, secondo me la perla di Shockdom, possiamo dirlo. Io ce l'ho in versione spillata, non so dove. Dico onestamente, non so dove, ma ebbi modo anche di leggere la versione cartonata, che conteneva una storia solo scritta, non a fumetti, iniziale, e un finale che negli spillati non c'era, cosa che mi diede molto fastidio sinceramente, perché porca miseria, mi sono comprato i 3 spillati e poi fate uscire il vero finale solo nel cartonato, un po' stronzi. Però mi piace tantissimo, io il volume cartonato non ce l'ho fisicamente, l'ho letto perché lo regalai a un mio amico, lo trovai scontato forse al mercatino fumetto, glielo presi, glielo regalai, gli piacque molto, ed è Paperi. Paperi secondo me è veramente una delle perle dei Rincione e perle di Shockdom, secondo me è un volume che va recuperato, storia che ci mostra una visione alternativa del mondo Disney in cui i paperi vengono vessati dai topi, è un mondo in cui vediamo che tutto quello che conosciamo del mondo Disney in realtà è solo una finzione, la realtà è molto più cruda, molto più violenta, molto più agghiacciante. Mi ricordo questo primo piano, che di un personaggio che soffre molto nella seconda storia, ed è veramente un primo piano che mi tolse il fiato per la sua intensità, veramente bellissimo. Paperi secondo me è veramente una di quell'opera che è diventata una pietra miliare del fumetto italiano. Una roba che va letta, veramente fa soffrire, intensa, stupendo. Se secondo me, se c'è qualcosa, tra le varie, in realtà ci sono molte cose per le quali dobbiamo ricordare Shockdom e ringraziarla anche per avercele portate, ma forse una tra tutte, ok, anche tutte le robe di sì, effettivamente, per una tra tutte personalmente è Paperi, perché Paperi è veramente stato un fumetto, secondo me, tra i miei fumetti italiani preferiti. Bellissimo. E io vi ringrazio per aver guardato questo video, fatemi sapere voi se avete qualche fumetto di Shockdom che vi è rimasto nel cuore, vi è piaciuto particolarmente, scrivetemelo nei commenti, sono super curioso, anzi cercherò di recuperarmelo assolutamente. Hai visto mai che adesso che Shockdom è mai fallita, magari si trovano anche fumetti scontati, noi ne approfittiamo, da avvoltoi quali siamo almeno io. Mi raccomando, iscrivetevi a questo canale, vi lascio in descrizione pagina Facebook, profilo Instagram, mi raccomando, e alcuni di questi fumetti da recuperare su Amazon, così date una mano al canale se non andate in fumetteria a recuperare questi fumetti della ormai scomparsa Shockdom. Poi c'è sempre il like è un modo per aiutarmi con l'algoritmo, ed è un bel gesto, ed è un gesto carino nei miei confronti. Noi ci vediamo al prossimo video.